Buongiorno amici di Camper, oggi siamo in vacanza a Lorica in Calabria, nel cuore del Parco Nazionale della Sila e questo è il Lago Arvo, uno dei laghi più grandi e importanti della regione. Eccomi Antonella, sto arrivando! Buongiorno Elisa, ben arrivata! Divertentissima questa bicicletta galleggiante, però anche faticosa, eh? Un po' faticosa, adesso ti accompagno a fare un'attività un po' più rilassante. Non vedo l'ora! Antonella, con questo battello i turisti possono vedere tutto il lago. Sì, è un battello elettrico perché siamo nel Parco Nazionale della Sila. A che altitudine ci troviamo? Lorica si trova a circa 1315 metri sul livello del mare. È una delle località turistiche più importanti della Sila Grande. Quali sono le attività che si possono fare? Sono tantissime le attività che si possono fare, dal battello, quindi in totale relax, o a qualcosa di più movimentato come la bike boat che hai provato, ma anche canoa kayak. Antonella, so che c'è un progetto molto importante. In itinere è un progetto del Comune di San Giovanni in Fiore, proprio per la valorizzazione ulteriore delle rive del nostro lago. Un progetto che si svolgerà su un'area di circa 30.000 metri quadri, prevede piste ciclabili, pedonali, ma anche tante opere d'arte proprio che si integreranno con la nostra meravigliosa natura. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth and guess I'm... E raggiungo il direttore del Parco Nazionale della Sila, Ilario. Eccoci qui, il Lago Arvo è uno dei tanti tesori della Sila. Innanzitutto benvenuta tra noi. Grazie. Sei nel Parco Nazionale della Sila, da questo territorio dove c'è tantissima biodiversità che noi come attività principale, come obiettivo principale, tuteliamo con tutta una serie di attività, di studi e di monitoraggi. Bene, allora facciamoci una passeggiata. Ci facciamo una passeggiata, certo, come ti racconto di questo territorio. Questo lago testimonia anche la ricchezza idrica di questo territorio. Sì, il territorio della Sila, ma della Sila in generale, a prescindere dal territorio del parco, è ricchissimo d'acqua, ci sono moltissimi invasi. Questo è un lago particolare ed è stato inaugurato nel 1932 dal principe Umberto II di Savoia e dalla consorte, dalla moglie Maria José. Grazie Ilario, ti saluto perché mi stanno aspettando. Grazie. Per uno sport che non ho mai fatto prima, il Dragon Boat. Grazie a te, ciao! Shut up and dance. Dai Elisa, che ti stanno aspettando? Eccomi Rossella! Giubbotto salvagente, prima di tutto, e poi... Remo, sei pronta? Per il Dragon Boat! Ma prima di salutare il Lago Arvo, c'è ancora un'altra sorpresa che mi aspetta. Una zip line di 600 metri di lunghezza sul Lago Arvo. Amici di Camper, volo fino alla prossima puntata. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly.